Allora, tanto cerco di modificare quello che ho scritto perché ho scritto tappetino. Quindi un attimino, ora si dovrebbe vedere. Ok, ora meglio, è scritto in un pochino più corretto. Salve a tutti, ben ritornati dopo quasi un mese, 3 settimane in camera mia. Negli ultimi martedì alle 18 c'era, diciamo, quasi un appuntamento fisso con due istruttori, Richard, che c'è stato per 3 volte di seguito, tra l'altro la prima volta c'ero anch'io, e quindi, visto che ci sono state queste dirette, abbiamo saltato la mia lezione, che era il martedì, che tra l'altro ora ci sto facendo caso, fuori c'è la luce. 3 settimane fa, quando si faceva lezioni, c'era il buio alle 6. Quindi questo è veramente, veramente bello. Speriamo che porti fortuna. E in ogni caso, per riniziare, avevo pensato di fare un buon circuito per iniziare per bene di addominali, per poi continuare nelle settimane successive a fare le nostre progressioni di difficoltà di esercizi. Addominali, in quanto cerchiamo un pochino di riattivare, di rimetterci in sesto per prepararci poi ai successivi allenamenti delle prossime settimane. Io direi che possiamo iniziare, visto che comunque iniziamo a essere un paio di persone. Allora, direi che si può mettere la musica. Intanto direi di partire con un riscaldamento velocissimo. Se mi vedete bene, forse devo abbassare la tapparella, è un peccato perché c'è una bella luce. Allora, io direi di iniziare un pochino a mobilizzare la schiena e l'anca, facendo delle belle circonvoluzioni, belle ampie. Cerchiamo di andare ad esplorare, come vi dico sempre, il massimo movimento che possiamo andare a raggiungere, per risvegliare soprattutto la schiena bassa, che sarà stata bella bloccata e ferma. 5 giri dall'altra parte. Ok, ora cerchiamo di stendere un pochino indietro la schiena senza cascare. Al contrario, la mettiamo in avanti, cerchiamo di andare a prendere con le mani la punta dei piedi, non importa toccare, cerchiamo di arrivare più in fondo possibile, ok? Facciamo delle piccole oscillazioni. Al contrario, estendiamo, cerchiamo di aprire il petto. Così allunghiamo per bene gli addominali prima di iniziare a utilizzarli. Ora magari è meglio che abbasso un pochino la tapparella. Ok, ora si vede. Bene, l'ultimo in posizione di squat, di accosciata. Da questa posizione andiamo a portare una mano sopra di noi, fino a dove possiamo, non importa andare più caldo. Da una parte e dall'altra. Mobilizziamo un pochino questa schiena. Allora, ho scelto 3 esercizi. Uno dei quali, uno di questi che vorrei riproporre, e lo faremo per primo perché è il più difficile, e
Ed è un esercizio che per chi ha seguito le mie lezioni avevo già proposto nelle dirette precedenti. Che potrebbe sembrare un reverse crunch, ma non lo è. Quindi, dalla posizione sdraiato, con le gambe che vanno a formare un angolo più o meno di 90 gradi, cerchiamo di sollevare in alto il bacino e non portare le gambe verso di noi a chiudersi come se fossimo un uomo, ma pensare di spingere il bacino verso l'alto, in verticale. Questo lo facciamo per 10 volte, 3, 4, 5, 6, 7, è normale che 8, è normale che non vi si alzi più di tanto all'inizio. È difficile staccare di così tanto il bacino da terra. Ci sono risalti che non siamo abituati a farlo, però piano piano nelle settimane, se uno lo riprova al di là anche di questa lezione, vedrete che vi riuscirà sempre meglio. Andiamo a fare questo, che è un crunch con le gambe belle distese, e andiamo a cercare di toccare le punte dei piedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E per ultimo andiamo a fare un side plank. Ok. Teniamo un paio di secondi, mi raccomando, teniamo sul bacino e non facciamolo andare per terra, ma teniamolo su, il gomito sta sotto la spalla. Ok, cambio. Il bacino su, non giù, su. Ok, recuperiamo un paio di secondi. Allora, tanto per ribadire velocemente come fare al meglio questi esercizi, il primo, come avevo spiegato mentre lo facevo, dobbiamo pensare il movimento, poi non importa che se esternamente non viene proprio perfetto come viene descritto, ci sarà sempre una discrepanza tra una descrizione dell'esercizio e poi la reale esecuzione dell'esercizio. Però il pensare di portare il bacino verso l'alto, questo è veramente fondamentale, perché sentirete un'attivazione completamente diversa. Se volete lo potete anche provare. Provate a semplicemente fare il crunch, questo tipo di crunch, il reverse crunch, portando le gambe verso di voi, e poi provate appunto a seguire questa indicazione che vi avevo detto prima, di staccare il bacino e portarlo verso l'alto. Sentirete un'attivazione muscolare completamente diversa, è un movimento completamente diverso. E questo, insieme al side plank, plank laterale, sono degli esercizi che vanno tantissimo a stimolare gli addominali obliqui, questi qui, interni ed esterni. E poi ci ho messo in mezzo un esercizio per andare a stimolare la parte centrale, diciamo, il retto dell'addome. Ripartiamo. Ok. Mi raccomando, su. È normale che all'inizio si stacca di poco, eh? Però l'importante è pensare al movimento e avere il controllo del bacino quando si scende giù. Gambe in alto e andiamo a prendere le punte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Sai plank, per rilassarci. Ok. Quindi teniamo solo 10 secondi perché sennò ci esplodono gli addominali. Cambio. Ok. Per chi vuole, per l'ultimo esercizio per il side plank, consiglio di prima di tutto assicurarsi che il gomito sia perfettamente sotto la spalla e da quella posizione pensare di portare il gomito verso di sé. Ovviamente deve stare fermo perché sennò si casca, però pensare di portare il gomito verso di sé. In questo modo comunque andremo anche un minimo a lavorare sul dorsale, che andremo ad attivare il dorsale che tira il braccio verso, verso il corpo. Per l'esercizio nel mezzo consiglio magari di non per forza andare a toccare le punte, questo dipenderà anche dalle vostre leve, nel senso se avete delle gambe lunghe diventa molto più faticoso, dovete fare molta più strada rispetto ad esempio uno come me che ha le leve più corte ad arrivare a toccare le punte. Di conseguenza quel tipo di intensità cercate di modularlo voi a seconda delle sensazioni, va bene? Ripartiamo. Allora, si riparte. 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, controlliamo la discesa. 6, 7, 8, 9. Sono in posizione, gambe su, andiamo a prendere punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buono. Ripartiamo con il side plank. Mi raccomando, proviamo a fare il gioco appena detto. Spingiamo con il gomito verso di noi, sentiremo a fine dorsale. Siamo quasi, manca l'ultimo giro. Spero che la musica sia di vostro gradimento. Questo è Giorgio Moroder, penso che lo conoscete in tanti, o almeno di quelli che stanno seguendo la diretta per ora. E sì, Roberta, recuperala e mi raccomando, segui tutte le indicazioni per bene. Ci vediamo domani mattina. Ok, manca pochi secondi. Siamo quasi, alla fine faremo un pochino di defaticamento, un esercizio, che è l'esercizio di cobra, che avevamo già fatto, con me, almeno con me, l'avete già fatto. Okay. Ripartiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Sono in posizione dagli ultimi 10 qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai, ultimi due giri dell'ultimo esercizio. Cambio. Circuito è andato, almeno abbiamo dato un minimo di preparazione per la prossima settimana. Io magari vi consiglio a chi ha fatto il circuito di rifarlo in settimana se riesce, almeno si prepara per bene a la lezione di martedì prossimo che faremo, che cercherà comunque di seguire quest'onda qui, ok? E al massimo vi consiglio di fare, invece di 4 giri, di farne 2 e recuperare quanto vi serve. Comunque già rifarlo altre due volte è buono, più che altro per imparare alcuni gesti che possono sembrare banali ma non lo sono, come il primo esercizio, va bene? Ok, ora andiamo a fare un po' di faticamento. Ci sdraiamo a pancia di giù con le mani molto vicino alle spalle e molto vicino al busto. Da questa posizione ci andiamo ad estendere. Mi raccomando, pensiamo di avere una monetina tra le scapole, ok? Noi vogliamo stringere questa monetina, non la vogliamo far cascare, mentre cerchiamo di guardare in alto possibile. Monetina tra le scapole e sguardo in alto. Riposiamo un attimo, 10 secondi, diamo tregua. Mettiamoci in posizione di partenza. Ok, sguardo in alto e monetina tra le scapole. Dobbiamo sentire tirare davanti, eh? Ok, perfetto. Direi che per oggi abbiamo concluso la nostra lezione. Ora alle 6:30, fra pochissimo, ce ne sarà un'altra, mi sembra con Manuel, questa volta c'è. E per chi mi ha seguito, spero che ci sarà anche la prossima volta. Ci vediamo martedì prossimo e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.